Ho cominciato la scuola quando avevo 6 anni. Mi ricordo che le cose erano molto difficili e la mia famiglia non era ricca. Dovevo camminare per chilometri e spesso non potevo permettermi 3 pasti al giorno. Nel nostro paese dalle ragazze ci si aspetta molto: fare la legna, preparare da mangiare, fare tutte quelle cose che sono considerate da donne. È davvero dura. Quando le Nazioni Unite si riuniranno attorno a un tavolo per pianificare l'agenda post 2015, ci sono così tanti crimini, crisi, violenza, violenza sulle donne, matrimoni precoci. Le persone dicono basta, fermatevi, ma poi queste cose non si fermano. Perché il mondo è così sbagliato? Perché quello che viene valutato sono gli effetti e non le cause. Ma bisogna risalire alle cause prima di parlare degli effetti. Le Nazioni Unite non stanno dando tutte le risorse che hanno all'educazione, e specialmente a quella femminile. Con questa petizione vorrei che l'educazione delle bambine e delle adolescenti fosse inclusa nell'Agenda 2015, che ne fosse uno dei focus principali. To include education in the post-2015 agenda, to put so much into girl education. Most of them would come to me with problems, like I've got this problem. Molti ragazzi mi dicono ho questo problema o quest'altro. You're facing less problems than I did. Io gli rispondo, ma tu stai affrontando problemi che anche io ho dovuto affrontare. La vita non è sempre un letto pieno di rose, o dovrei dire, non lo è mai. La vita è difficile. Non scegliamo dove siamo nati, non scegliamo i nostri amici e la nostra famiglia. Noi viviamo tutti, tutti sogniamo, ma abbiamo sempre una scelta. Non possiamo scegliere chi siamo stati, ma possiamo scegliere chi stiamo per diventare e come sarà la nostra vita. Ho realizzato che si può avere tutto, tutto quello che sogniamo, ma non ci si può arrivare da soli. Ho capito che la felicità è avere un impatto sulla vita altrui. Io non so ancora esattamente come voglio essere, cosa voglio diventare. Voglio che qualcuno mi guardi e mi dica, Maud, grazie a te non ho mollato, grazie a te ho continuato a seguire i miei sogni. Ecco la vita che voglio, una vita che vada al di là dell'essere me, al di là di essere Maud. That's the kind of life.